Hello guys, io sono Shen e benvenuti su Minion Master. Allora, ci sono un po' di precisazioni da fare prima di iniziare effettivamente questo video. Allora, come noterete da in alto a sinistra, questo video è stato fatto molto tempo prima della sua pubblicazione, quindi questo gioco sarà stato stra-aggiornato con un sacco di nuovi contenuti, tutto quanto, ma ciò non cambia dal fulcro del gioco che vi mostrerò oggi di Minion Master. Come riassumere il gioco in pochissime parole? Clash Royale. Punto. Benetto Clash Royale, rendetelo un gioco per PC con ovviamente altri tipi di unità, altre tecnologie, altri tipi di strutture, altre logiche e ottenete Minion Master. In questo gioco ci sono vari modi per sbloccare nuovi campioni, ci sono tanti campioni. Per il momento sono questi qua, ma ripeto, quando verrà pubblicato questo video, questo gioco sarà stato sicuramente aggiornato con tanti nuovi contenuti. Quindi, bando alle ciance, apriamo intanto un gettone, vediamo magari se troviamo qualche carta buona, nuova. Vediamo un po'. Dai, l'epica, attenzione, suprema. Guerriera demoniaca, diventa sempre più potente, tiene più 170 di salute e più 40 di danni ogni volta che viene giocata. Potentissima. Ok, costruiamo un attimo il nostro mazzo, mettiamo questa simpatica nuova unità nel mazzo, tiro via costui, metto costei e iniziamo subito una partita. Che tanto, tranquilli ragazzi, questo qua sarà forse il gioco più semplice di tutti da mostrarvi e da spiegarvi, perché se conoscete Clash Royale, e chi a questo mondo non conosce Clash Royale, lo troverà una stupidata incredibile. Quindi se magari siete interessati, al momento non so quanto effettivamente c'è, cioè, sempre con la pubblicazione di questo video, costerà il gioco, essendo comunque in early access in questo momento del video. Quante volte dovrò ripeterlo? Bene, Shen contro Androids. Ok, qua abbiamo le nostre carte, abbiamo i ponti. Abbiamo un tipo che ha giocato una carta che mi sta abbastanza sulle balotte, perché è molto antipatica. Stunniamolo. Aia. Questo ha fatto decisamente male. Uccidi sto coso gentilmente. Grazie. Mettiamo qua il cecchino. Evochiamo anche il cucciolo di drago. Che chi non conosce il cucciolo di drago? Ma tutto lo uccide. Cioè, viene ucciso da tutto e da tutti questo cavolo di coso. Aia. Ok, potrebbe essere un problema. Mi sta aprendo i cosiddetti, ma tanto me li sta aprendo. La madda. Allora, un problema di questo gioco è che talmente tanto sono unità che non si conoscono, talmente tanta la possibilità che vieni stuprato nella velocità della luce. E poi in questo caso, che non so minimamente che cavolo sono queste unità, che cavolo dovrebbero tecnicamente farmi. Sì, vabbè. Poi? Quante bombardamenti mi ha tirato? Quanti? Cioè, mi ha stramazzato, non una volta, ma 300 volte. Cecchino, potresti gentilmente sparare qualcosa? Grazie. Mettiamo il nostro tank simpatico, simpaticissimo. Sì, bombe. Mi raccomando, più veloce possiamo giro attacca. Adesso arrivano un sacco di unità che potrebbero farmi tanto male se non mi muovo. Ma non è morto quel coso? Quante botte ci vogliono per buttarlo giù? Oh, è ancora vivo, eh. Oh, là. Era ora. Cerchiamo di guadagnare esperienza. Dopo vi spiego questa roba qua dell'esperienza, che è un altro punto molto importante di questo gioco. Allora, distruggimi quel coso gentilmente, torretta. Entro oggi. Grazie. Ok, sto sinceramente avendo dei seri problemi. Ok, riusciremo mai a fare fuori qualcosa senza morirci? Come sempre? Ecco, distraiamolo così. Qua mettiamo il draghetto infernale che... vediamo se riesce a fare fuori qualcuno. Continua a morire la velocità della luce.
Niente, oh, non ce la fa. Non ce la fa. Ok, mi sta andando veramente... Ecco, ricomincia il bombardamento a random, che fa danni un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' dove cavolo capita. Ce la fate a fare fuori qualcosa prima che ammazzi il mio gigante? Grazie. Ok, sto circa recuperando, molto circa. Tanto circa. Forse potrei persino arrivare a vincere. Attenzione che forse... Signori e signori, sono riuscito a vincere. Non so come, era una partita praticamente persa. Allora, vi specifico una cosa che è completamente diversa dal funzionamento di Crash Royale che conoscete voi. Se si passa sul ponte, si conquista il ponte. Più tempo il ponte viene conquistato, più l'esperienza aumenta. Con quell'esperienza il nostro campione, quindi questa cosa, la torre principale, guadagna dei poteri. Quindi come attaccare più rapidamente, attaccare danno a maggiore distanza e tanto altro ancora. Ovviamente ogni personaggio ha la sua abilità peculiare. Tanto noi saremo di livello, siamo legno 3, attenzione. La solita... legno 2, scusate. La solita battuta che si fa tipo nelle rank di LoL. Che livello 6? Sì, sono legno 3. Legno 5, sì. Avete capito. Apriamo un altro di questi cosi, vediamo cosa ci viene regalato gratuitamente. Tranquilli, non farò spacchettamenti di questo gioco perché... senza offesa non mi ispira in maniera così eccelsa. Ho ottenuto 125 rubini. Per queste diverse cose, come i giri di ruoletti, i campioni e le arene. Ok. Direi di provare anche una sfida 2 contro 2. Vediamo un po' che cosa succede nelle 2 contro 2. Vediamo se siamo fortunati a trovare un compagno decente o di non trovare dei nemici brutali e cattivi che ci fanno un mazzo tanto. Vediamo se la fortuna è della nostra o la piglieremo in quel posto. Non ho mai provato le 2v2, quindi questo qua è un test in diretta video. Speriamo che... Quante volte ho detto speriamo? Tantissimo. Ah, ecco qua. Welcome to Minion Master. Ah, questa è la carta del mio compagno. E l'ho amato. Oh, oh, oh. Calma, calma, calma. Oh. Partiti in quarta questi, oh. Ok, potrebbe finire anche molto peggio di quello che penso. Perché non conoscendo tantissime unità avversarie vado un po' a caso. Semplicemente a caso. Mettiamo qua il coso. Il bombarolo. Che viene ucciso brutalmente dal cagnolino. Ok, le sue unità stanno passando. Ce la stanno facendo. Ah, abbiamo eletto un livello. Buono. Siamo potenziati. Allora, giochiamo questo qua. Ha usato un'abilità per scambiare di posto le unità. Spara, cecchino! Oh, un'ora ci ha messo. Un'ora! Distraiamolo con questa unità. Ok, a posto. Oddio, che cosa sta arrivando di là? Cosa sta arrivando? Cos'è quel coso gigante? Sì, notate che la sua unità è invisibile, la mia no. Ah, ma la sua è diversa dalla mia, adesso che noto. Allora. Io semplicemente sto andando sinceramente abbastanza a caso, sperando di riuscire a concludere qualcosa, ma... spero peccato che il mio compagno riesca... Oh, ha distrutto il coso, buono. Ok, per il momento stiamo cavandoci. Cavandocela. No. Ok, mandiamo l'unità stunnatrice da questa parte. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di carino, interessante. Oh, secondo livello abbiamo ancora altri potenziamenti. Aspetterei un attimo di guadagnare un po' più di exp. Ok. Ok, mandiamo questo di qua insieme al suo, alla sua statua guardiana, che è il tancone che attacca semplicemente le strutture. Sta iniziando a giocare altre unità. Cos'è sto coso? Ah, guadagna forse più exp? Non lo so.
No, mettiamo qua questo, che anche se morirà subito almeno dovrei riuscire a danneggiargli un po' quella maledetta unità. Forse riesco anche persino a farla fuori. Buono. Ok, abbiamo decisamente vinto. Palla di fuoco. Boom. E anche nelle 2v2 siamo riusciti a vincere. Tanto per fortuna, perché ho giocato un po' a casa. A parte che non me la sono cavata, penso, così tanto male. Ci ha dato il mio supporto. Level up. Altra cassa che mi dà un New Feature Lock, la draft. Ok. Soldi. Nel team rank sono diventato sempre legno 5. Sì, sempre legno 5. Mio teammate. Eccolo qui, che simpatico. Ok ragazzi, questa era Minion Master versione Early Access 0.44.2. Tanto anche nel futuro credo che il gioco sarà più o meno così, ma con molte più feature e molte più funzionalità. Quindi spero che comunque questo video vi sia piaciuto. E noi, come sempre, ci vedremo in un prossimo video. Qui da Shen è tutto. Bye bye. Ciao!